Spazio, eccetera. Si è parlato anche di Gantz. C'è stato effettivamente qualcosa con qualche altra società oppure sono soltanto state voci? Ma Gantz ha avuto tante richieste alla squadra di B, che vuol dire che è un giocatore che in questo mercato ha delle richieste, quindi siamo contenti che l'abbiamo preso noi, per tante altre squadre che l'avrebbero preso. Ci siamo confrontati all'inizio dell'anno con il ragazzo e abbiamo detto che eravamo contenti di quello che ha fatto finora, che poteva trovare più spazio, ma dipende solo da lui, perché per esempio di Zaccagni prima poteva essere con Di Valotti, che il giorno prima con la Velino era in tribuna e il giorno dopo con la spalla è stato titolare quattro due volte. Non ci sono pregiudizi, ma c'era voglia di crescere tutti insieme. Ci è stata una richiesta all'ultima ora del Crotone, in anno. Il giocatore era incedibile, l'abbiamo detto, perché se si fosse voluto muovere era solo una sua scelta, l'ho detto sempre anche nell'ultima conferenza stampa. Lui non ha manifestato questa volontà e quindi noi siamo contenti che lui rimanga. Noi siamo contenti che Gantz rimanga con noi. Speriamo che anche lui sia contento quanto lo siamo noi, evidentemente anche Gantz è contento, quindi la situazione è chiusa, sono sicuro che Gantz, quando troverà i posti di questo infortunio, potrà essere utile e darci una grande mano. Ho visto le foto, mi sembrano contenti anche Badan e Casale, ho visto che oggi sono stati annunciati, mi pare di capire quindi che la scelta sia stata di puntare sugli under di casa propria anziché magari andare a cercare altri under, penso che so io, al ruolo di esterno di difesa. Io credo che noi abbiamo anche l'obbligo, una serie di obblighi, primo quello di vincere, diciamo prima vincere le partite, poi tirare su, trovare un equilibrio economico, finanziare la società, è un altro obbligo, questo si fa ovviamente anche valorizzando i prodotti propri, ma non necessariamente in un'ottica di plusvalenza futura, ma in un'ottica di valorizzazione di giocatori che sono cresciuti in casa. Casale è stabilmente aggregato alla prima squadra, andando a giocare presto al Sud Tirol, andare a giocare, quindi sembra una scelta. Secondo me è giusta anche per il ragazzo che ha fatto 6 mesi importanti con noi, ma rischiava di non trovare spazio, quindi Lega Pro sono sicuro che potrà trovare più spazio di quanto avrebbe trovato al Verona. E quindi abbiamo aggregato Casale con un ragazzo del 98 che può svolgere questo ruolo e crescere insieme a noi. Badano ha fatto il ritiro già l'anno scorso, quest'anno abbiamo riscattato Stefanez, che secondo me è un giocatore di talento importante, quindi anche da questo punto di vista è stato un investimento secondo me mirato, perché abbiamo tra virgolette anticipato un acquisto che poteva essere fatto più avanti e abbiamo potuto tenerlo con noi, perché ritengo io, l'allenatore, presidente, che è giusto, quando c'è anche privilegiare il territorio, i ragazzi del territorio, però i ragazzi di fuori di valore come Turta, Stefano se stesso dimostrano di valere, è giusto puntare su di loro e farli crescere nell'ambito della società. Di questo sono contento. Grazie. Ciao. Ciao. Io ho un timore, nel senso che a parole è bello sentire che magari Badan può essere l'esterno, l'alternativa come esterno di sinistra e qualche giovane che si deve integrare, giusto, allenare. Però poi mi chiedo, succederà veramente così oppure se dovesse mancare Supraien, l'allenatore sarà costretto a mettere Pisano da un'altra parte, inserire un altro a destra, questo Ferrari che poi in realtà va a prendere il posto di Albertazzi, che era stato definito un centrale, quindi faceva parte di uno dei quattro centrali. Cioè, la domanda è, non è un rischio poi magari non avere reali esterni di ruolo che possono fare la coppia, diciamo? Io, discorso è bello dall'osservazione che fai su Badan e sugli altri. È chiaro che una cosa è la teoria, un'altra cosa è la pratica, no? Per avere un ragazzo 98 che cresce con noi, o 99, magari un 2000, perché una volta anche qualche 2000 si è allenato in prima squadra, non è solo in prospettiva di farlo giocare la domenica o il martedì, quando il sabato o il martedì, ma da zero il livello di allenamento e farlo confrontare con un percorso di crescita con la prima squadra. Poi lo sbocco naturale deve essere la partita, però questo può accadere a volte sì, dipende dal momento giusto, non contestualizzarlo diventa fondamentale. Quindi se mancherà Supraien, che fino ad oggi è il giocatore più presente, potrebbe essere, come dici tu, che giocherà, potrebbe giocare Pisano a sinistra o Fares o un altro calciatore non Badan. Dipenderà da come cresce Badan, dall'evoluzione dei giocatori. Però avere già in considerazione un ragazzo giovane, credo che lo stimoli di più e accedere un po' alla sua crescita. Questa è un po' la nostra idea, al di là della partita in sé. Su questo Ferrari non sono d'accordo, non su questo ovviamente, su Ferrari, perché è un giocatore che ha fatto 23 partite in Serie l'anno scorso, un titolare fisso dell'Under 21 italiano, che è entrato l'Under 21 di Malta. Credo che si sottostimi il valore del giocatore, un ragazzo che nasce centrale, fa il terzino destro, fa anche il terzino sinistro, giocatore di struttura, conosco il ragazzo, è un ragazzo, un grande professionista, un ottimo ragazzo,
non per niente, ma aveva richiesto di squadra di Serie A. Bologna ha fatto un contratto per 4 anni e mezzo, direi che una società come Bologna ci punta. A noi può dare una grande mano, può crescere con noi, è un giocatore duttile, è un ragazzo intelligente, che vuole crescere, vuole migliorare ed è comunque ancora giovane, quindi può portare anche freschezza e una ventata di gioventù che aiuta sempre. I giovani sono tanti, perché se sono Bianchetti, parliamo un ragazzo del 93, Boldore del 95, sono ragazzi tutti quanti che hanno passato insieme a un veterano del 92, quindi abbiamo tutti ragazzi che sono tra i 22, 23, 20 anni, che è l'età corretta per far crescere insieme. Poi i 98 e i 99 avranno tempo per trovare spazio, mi auguro che sia prima possibile, poi dipende anche da come evolve il campionato per le singole partite. Sono sicuro che se meriteranno e dimostreranno in allenamento di poter essere competitivi e meritare il posto, l'allenatore non ha remore a far giocare dei ragazzi giovanissimi, come l'ha fatto già con altri, il Brescia stesso nel 96, la prima partita di Coppa Italia con Crotone, la prima del campionato con Latina, partite per noi importantissime, le ha giocate titolare, le ha giocate molto bene.